Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Il Consiglio regionale della Toscana presenta l'edizione 2022 del premio Innovazione con la premiazione di 9 aziende toscane in diverse categorie. Il premio è stato istituito con legge nel 2015 per promuovere idee ed esperienze imprenditoriali di successo e così rafforzare le radici e le filiere locali ed è promosso da Consiglio regionale Confindustria Toscana e organizzato dal Digital Innovation Hub della Toscana. Quest'anno sono stati i temi della sostenibilità ambientale a caratterizzare i progetti vincitori nelle varie categorie. L'obiettivo dell'iniziativa è quello infatti di far emergere le tante progettualità di estremo valore che imprese e start-up realizzano in Toscana, per aiutare e premiare l'innovazione. L'ho voluta fortemente da consigliere regionale e penso che sia una di quelle iniziative da ripetere. Mandare un messaggio forte, potente alle ragazze e ai ragazzi che noi ci siamo, che la regione cammina al loro fianco, al fianco di chi scommette sul futuro, al fianco di chi costruisce innovazione. Lo vado ripetendo da un po' di tempo. Noi viviamo in una regione dalla bellezza unica, di arte, di storia, di cultura, le cui radici profonde la rendono una delle regioni più belle al mondo, ma noi siamo anche una regione terra di scienza, di ricerca, e allora compito delle istituzioni è mandare questo messaggio potentissimo: o noi abbiamo la capacità di anticipare il progresso, di costruirlo, o noi rischiamo di subirlo. Allora, grazie alle tante ricercatrici, ai tanti ricercatori, alle imprenditrici, agli imprenditori che oggi sono qui, noi riusciamo a costruire una Toscana più bella, che può guardare anche in un tempo difficile come quello che stiamo vivendo. Stiamo uscendo dalla pandemia, abbiamo una guerra a poche centinaia di chilometri da noi, mandare il messaggio che questa terra può farcela e può guardare con speranza e ottimismo al futuro. Investire sui giovani, investire sulla ricerca, vuol dire investire sul futuro ed è quello che noi vogliamo portare avanti. Dunque, il ruolo di Digital Innovation Hub è comunque un ruolo istituzionale, è quello appunto di diffondere la formazione, la cultura della digitalizzazione e innovazione anche all'interno dell'azienda e all'interno del territorio ovviamente. Noi siamo in Toscana, possiamo divulgare sulle varie province della Toscana, quindi portare sulle territoriali ovviamente questo tipo di formazione per poi anche fare in modo che questi premi vengano e vengano conosciuti all'imprenditore che può prendere atto e può insieme creare qualcosa. Il Digital Innovation Hub, grazie alla Regione Toscana, ci ha dato l'incarico ovviamente di creare questo premio e creare una commissione poi che ha analizzato la dottoressa Manzi ovviamente è la Presidente, in cui si voleva creare qualcosa di concreto e di definitivo in modo tale che non siano un premio tanto per fare, ma sia un premio che sia concretezza e porti questa concretezza all'interno dei vari territori e dell'industria. Questo per noi è una finalità che è quella di ovviamente diffondere appunto questa conoscenza a tutti i livelli. Silvia Ramondetta, presidente comitato promotore del premio Innovazione Toscana Amerigo Vespucci. Oggi ci sarà la cerimonia di premiazione e di proclamazione dei vincitori di questa quinta edizione del premio Innovazione Toscana Amerigo Vespucci, che è andata davvero molto bene perché fa raggiungere al premio Innovazione Toscana questa quinta edizione dei numeri entusiasmanti, con i quali abbiamo portato alla luce oltre 270 progetti in 5 edizioni, abbiamo premiato 45 imprese e start-up innovative, abbiamo coinvolto all'interno di 5 commissioni di elevato livello che hanno giudicato i progetti oltre 30 giudici tra Accademia e Industria. Un'edizione davvero entusiasmante che ha portato alla luce progetti di estrema qualità e soprattutto di importanza per il futuro, che è un futuro incerto in questo momento, e progetti che vedono al loro interno tematiche straordinarie come l'innovazione, la digitalizzazione, la tecnologia e soprattutto la transizione ecologica ed energetica, che quindi rendono l'idea di quanto la Toscana sia capace di essere terra di innovazione, dove l'innovazione davvero può attecchire e crescere e svilupparsi.
Dunque, abbiamo molto lavorato in queste ultime settimane per verificare e valutare i premi che sono stati selezionati, che hanno partecipato a questo importante riconoscimento, e devo dire che è molto bello vedere quanto dinamismo e quanta voglia di innovazione c'è nella nostra regione, quindi è stata un'esperienza per noi sicuramente molto nutriente e anche piena di speranza e di prospettiva, perché sappiamo che sui temi dell'innovazione si gioca lo sviluppo e si gioca il futuro della nostra regione. Ringrazio perché questo riconoscimento è importante per la mia realtà ed è importante anche perché comunque sia nasce da una collaborazione con l'Università di Firenze, che sia a livello accademico che scientifico ha svolto il lavoro appunto che io non potrei aver fatto, e questo connubio fra l'università e un piccolo artigiano ha portato a questo risultato. Ringrazio infine anche Confartigianato Firenze Imprese, che hanno curato tutta la parte, diciamo, per partecipare al bando e che comunque sopportano l'azienda tutto l'anno. Il progetto innovativo riguarda una cosa semplice, però a volte nella semplicità, come è stato il vostro riconoscimento, c'è le soluzioni. Questo progetto innovativo prevede che andando in un separatore centrifugo ad asse verticale, come sono dotate, diciamo, il 95-99% dei frantoi oleari in tutto il mondo e ovviamente anche in Toscana, parte dall'esperienza con dei miei clienti che, vedendo che su queste macchine si erano create delle criticità, e ho pensato di fare questa applicazione in modo da limitare del tutto e poi da poter pilotare l'ossidazione nella fase finale della separazione centrifuga. E appunto questo qui permette di non avere più un olio pienamente ossidato come è nella normalità del lavoro in frantoio, e invece in questo modo possiamo pilotare e addirittura, come ho già detto, annullare del tutto l'ossidazione del prodotto e quindi avere un prodotto più longevo e più sano a livello anche alimentare. Il progetto consta sostanzialmente di un robot per l'ispezione del sottocasso dei treni, quindi ispezione remota, è possibile effettuare questa ispezione tramite questo dispositivo senza la necessità di binari sopraelevati, quindi di portare il treno negli impianti di manutenzione. Il robot può andare su qualsiasi binario e effettuare l'ispezione digitalizzando tutto il materiale visionato. E poi è in grado, chiaramente, tramite il sistema di intelligenza artificiale, andare a rilevare potenziali guasti e muoversi quindi verso un tipo di manutenzione predittiva. Dunque, il nostro progetto è un progetto che prevede un impianto mobile per il recupero della risorsa idrica partendo da un refluo civile o industriale mediante un processo depurativo che lavora in economia circolare, quindi utilizzando rifiuti delle industrie della chimica mineraria, industrie estrattive, cose del genere. Vengono depurati i reflui e recuperato l'acqua come acqua osmotizzata da rimettere nel ciclo produttivo dell'industria che ha generato il refluo. Il progetto con cui abbiamo partecipato sono i dentifrici in compressa, sono un nuovo approccio alla deterzione, diciamo, dei denti, perché sono dentifrici senza acqua, waterless. In pratica sono delle piccole compresse che vengono schiacciate fra i denti e si trasformano in dentifricio vero e proprio, e attraverso questo tipo, diciamo, di cosmetico si riesce a fare una deterzione appunto senza acqua. Il tipo di vantaggio che ha questo tipo di prodotto è quello di essere più concentrato, perché ovviamente è rimossa completamente l'acqua dal cosmetico, e quindi per noi, diciamo, è un nuovo modo di approcciarsi ad un mondo sempre più sostenibile. Un successo, come al solito, quando il pubblico e il privato si mettono insieme e fanno le cose fatte bene, oggi siamo a testimoniarlo. Quindi noi stimoliamo ovviamente la domanda da parte dei giovani e delle imprese per fare innovazione. Il nostro paese, abbiamo bisogno di innovazione, quindi siamo felici oggi di premiare diverse aziende, indipendentemente dalla grandezza, e siamo veramente felici.
si chiama poi Amerigo Vespucci, quindi non siamo a scoprire talenti, il nome stesso si capisce a cosa serviamo. Ma questa è una bellissima domanda, per il 2023 poi ci vorrebbe l'indovino. Allora, cominciamo per quest'anno. Abbiamo fatto un 13% in più di produzione e l'11% di esportazione, però in termini reali non è così, perché abbiamo un'inflazione che è circa più del 10%, quindi voi capite le difficoltà. Se non si superano certe debolezze che in questo momento il nostro sistema industriale subisce a causa degli altissimi costi dell'energia, degli alti costi di interessi, e non da sottovalutare, perché voi sapete che nel periodo della pandemia le imprese hanno avuto prestiti e questi prestiti ovviamente subiscono un aumento importante. È chiaro che abbiamo diverse nubi all'orizzonte. Prevediamo un 2023 difficoltoso, ci auguriamo che intervenga veramente l'Europa per far sì che i costi dell'energia si riducano drasticamente. Nell'ultimo mese vediamo una diminuzione dei consumi, significa che le aziende lavorano meno. Speriamo sia soltanto temporaneo, perché però è chiaro che di fronte a un momento così difficile, dove c'è una forte inflazione, ma cattiva, a differenza degli Stati Uniti, è evidente che siamo fortemente preoccupati. Sia maggioranza al bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2023-2025. L'atto ha ricevuto 25 sì, 2 no dal Movimento 5 Stelle e 2 astensioni dalla Lega. Come indicato nell'intervento in aula dal presidente Antonio Mazzeo, il Consiglio regionale ha deciso di non chiedere alla Giunta niente di più rispetto agli anni scorsi, mantenendo e pianificando una spesa di 22.341.000 euro, come fa bisogno per il Consiglio regionale, senza prevedere quindi un incremento di spesa anche a fronte dell'aumento dei costi dell'energia, con l'inflazione in crescita e con l'aumento dei prezzi dei prodotti per beni e servizi registrati negli ultimi mesi. Per contenere la spesa, quindi, il Consiglio è intervenuto sui costi. Una delle iniziative principali è stata la scelta, fatta e approvata dall'Aula nelle ultime settimane, che ripensa la rivalutazione Istat dei vitalizi, un intervento che ha portato a risparmio di oltre 600.000 euro. Il Consiglio poi ha ridotto i contributi rivolti ai gruppi politici e attivato il ricorso allo smart working, un percorso che permetterà un risparmio sui consumi energetici di circa 100.000 euro l'anno. Siamo davvero felici di come arriviamo oggi in aula. Questo è un lavoro collettivo di tutto l'ufficio di presidenza che è riuscito a non aumentare la richiesta di fabbisogno alla giunta regionale anche in un tempo difficile come questo, dove gli aumenti dei costi dell'energia, la rivalutazione dei prezzi ci portano nelle condizioni ad avere meno disponibilità reali. Perché siamo riusciti a farlo? Lo abbiamo fatto perché dall'inizio della legislatura ci siamo posti un obiettivo, quello di razionalizzare i costi della politica, e allora siamo riusciti a recuperare quasi 1 milione di euro. Lo abbiamo fatto con la norma approvata qualche settimana fa sul contenimento degli aumenti dei vitalizi degli ex Istat, degli ex consiglieri regionali. Lo abbiamo fatto facendo una scelta, quello del lavoro agile da fare il lunedì e il venerdì in parte delle nostre strutture. Questo ci permette di risparmiare quasi 100.000 euro. Lo abbiamo fatto continuando in una strada tracciata già negli scorsi anni, che è quella del contenimento al finanziamento ai gruppi politici. Insomma, una scelta di sobrietà che ci ha permesso però di utilizzare quelle risorse per poter finanziare progettualità rivolte ai giovani e alle donne. L'obiettivo è sempre uno: fornire servizi migliori ai cittadini, cercando di riorganizzare il lavoro e utilizzare quelle risorse per ciascuno e ciascuna di loro. Ma il Consiglio regionale, a mio avviso, ha lavorato bene, ha lavorato in maniera molto intensa. Finalmente abbiamo avuto una riscoperta dell'attività politica, anche dialettica, questo non lo nascondo, rispetto alla nostra libertà di agire in Consiglio regionale come gruppo Italia Viva. Grande soddisfazione come vicepresidente per aver portato a casa 2 risultati importanti a favore dei giovani. Penso alle leggi che adesso andremo ad approvare sull'identità culturale toscana, che dà una risposta ai ragazzi diciottenni rispetto alla possibilità di entrare in contatto con la Toscana e a esperienze di carattere culturali, e soprattutto
tutta quella di iniziativa che ha messo tanti giovani a lavorare insieme, a riscoprire elementi di relazioni. Un consiglio regionale che comunque deve lavorare ancora di più e meglio rispetto agli strumenti di programmazione, penso a quello che riguarda il piano regionale di sviluppo soprattutto e al piano dei rifiuti, due atti che nel 2023 non potranno mancare. Regione Toscana, il Consiglio regionale.